Ja, was zo dus. Heet er net stof geworden. Jo, we net nog een schaut en aan deputat hangen. Ah. Und es wird Quiz lachen mir's. Aber El Polo Man. Buongiorno, io sono Paolo Bonomo e vi do il benvenuto in questa nuova edizione di Berghem Radio News. Aumentano in tutto il mondo le manifestazioni a favore del nostro supereroe, il Polo Man. Ai paesi che hanno già manifestato negli ultimi giorni, ovvero l'Italia, la Spagna, la Francia, l'Uruguay e la Papua Nuova Guinea, si uniscono oggi la Germania, la Turchia e l'India. Non capisco. Allora, io ho un comunicato per tutti quanti voi, amori miei. Oggi hanno deciso di intervistarmi. Sì, vogliono far cadere vergogna su tutti quanti noi, perché loro credono di essere più rivoluzionari, no? Loro credono che effettivamente tutto sia in mano loro, ma no! Ciao a tutti, sono Tobia da Perugia e anch'io supporto il Polo Man. Proprio in questo paese il polo sta avendo particolare successo, tanto da essere diventato il nuovo animale sacro, in quanto è scientificamente dimostrato che i polli sono molto più simpatici delle mucche. Un elemento altrettanto cosmico qual è? Un pollo. Un pollo che ci salverà tutti, un pollo che farà partire la rivoluzione, un pollo che distruggerà tutti quegli elementi falsi. È un messaggio da lui. Lui ci vuole, lui vuole fare la rivoluzione con noi altri, lui. Io lo so. Lo so, siamo tutti quanti molto spaventati, abbiamo paura della morte, abbiamo paura del fascicapitalismo, abbiamo paura di qualsiasi cosa. Ci vestiremo tutti da polli, imbastiremo una nuova società di pace, amore e piume, unitevi. Bota di produzi da una laboratorio, cara. Aquí me mueve, caralho, me mueve. Uau, muito boa essa parada, muito boa. Agora, como é que a gente faz para fazer esse esquema com El Polo Man? Irmão, sempre tem que se preocupar com o Paulo Mê, cara. O Paulo Mê tá lá na Itália bloqueado com o coronavírus. Eles estão sem poder sair de casa, cara. Se tu quiser ficar mais tranquilo, eu ligo pra ele agora. Liga pra ele aí, velho. Liga pra ele aí. Eu vou ligar pra ele. Liga pra esse filho da puta. Eu vou ligar pra esse filho da puta agora. Paulo Mê! Paulo Man, se tu chegar aqui na área, cara, tu tá fudido. Mata as galinhas dele. Mata as galinhas dele. Eu vou matar suas galinhas todinha, cara. Mata as galinhas dele. Eu vou mandar ele matar a galinha. Vou matar suas galinhas tudinho. Eu vou matar sua mãe, vou matar seu pai. Não, bota pra fuder, vou matar seu cachorro. Eu vou pegar a Marisa. Eu vou pegar aquela puta, aquela Marisa. Bota pra fuder. Vou esculachar ela todinha, cara. Bota nessa porra. Vou esculachar. Se tu chegar pra... Paulo Man! Eu tô vendo você ali, eu tô vendo o pombo ali, cara. Olha ali, tá, seu pombo tá por aqui, seu filho da puta. Vai se fuder, ele tá aqui. Bora, pombo, qual foi? Que é capoeira, porra. Bora, vem, filho da puta, vem. spargete il verbo, perché lui ci salverà tutti. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Berghem Radio nella nostra fantastica Berghem City. Io sono Paolo Bonomo. Io sono Corrado Barbero, benvenuti. Benvenuti, oggi parliamo di uno degli argomenti più popolari del momento, il Polo Man. Tu, Corrado, che cosa ne pensi? Ma cosa ne penso? Dobbiamo veramente tornare ancora una volta, nonostante siamo già in un periodo di crisi globale, mondiale, dobbiamo tornare anche a preoccuparci di un sovversivo, di un lunatico fuori controllo come il Polo Man. Questo penso fondamentalmente. Beh, questo sovversivo, lunatico, come lo chiami tu, comunque potrebbe essere la chiave della rivoluzione, la chiave per salvare questa situazione. La chiave abbiamo perso quella per le sue manette, a quanto pare. Io il Polo lo vedo come è più una calamita per tutta questa altra cerchia di matti che riesce ad attirare, a far orbitare attorno alla sua persona, come il Banderas e poi questo nuovo, la novità del momento, questo Mr. G, questo tizio mascherato da scimmia che solo Dio sa come trasforma polli in scimmie. Cioè siamo al limite. Beh, però voglio farti una domanda. Che cosa sarebbe successo con appunto i criminali che hai citato, il Banderas, Mr. G, anche Mr. Jones, no? Il noto capo della malavita? Che cosa sarebbe successo se non ci fosse stato il Polo? Molto probabilmente avrebbero preso il controllo della città, molto probabilmente avrebbero saccheggiato, distrutto, avrebbero ammazzato moltissime persone. Ho capito, ma abbiamo delle forze dell'ordine apposta, non possiamo metterci nelle mani o nelle penne, che dir si voglia, di questo pazzo, di questo personaggio, di questo individuo che non è controllato da nessuno, è fuori controllo, è fuori da... agisce al di là. Ma è proprio il fatto che è fuori controllo che il suo raggio di azione è più ampio. Se fosse controllato dalle forze dell'ordine, che parliamone, a volte non è che sono così tanto efficaci come lo si vuole far pensare. Ma se il Polo fosse controllato, è un vigilante, ma è il vigilante di cui abbiamo bisogno. Ma non possiamo, ma è un omicida, questo allora, qua è un pennuto dal grilletto facile. No, non sono illazioni, no, c'è molto ketchup ma ci sono molti globuli rossi in giro, lascia che te lo dica. Vabbè, comunque la situazione non è chiara, appunto io e te la vediamo in modo diverso, ma evidente. Il nostro ospite di oggi magari ci darà una, diciamo, una quadra della situazione. L'ospite di oggi è un sostenitore, chiamiamolo così, del Polo. Lui è il guru del Polo. Io non riesco a capire. Cioè, allora, voi state parlando... A chi è che state parlando? Rispondetemi. Cioè, noi siamo di fronte ad una rivoluzione culturale e sociale in questo preciso istante. Noi siamo di fronte ad un nuovo tipo di messia e voi mi state parlando di società. Tecnicamente lui è come se fosse un dio vedico in questa situazione. Cioè si parla di prove, si parla di omicidi. L'omicidio non è nulla, siamo carbonio. Non capite? Cioè lui ha dei poteri e noi siamo tutti suoi figli in questo preciso istante e dobbiamo semplicemente accogliere il suo amore e cercare di farlo diffondere in tutta la nostra nuova società, ok? Dobbiamo ricreare un nuovo tipo di società, dobbiamo aprire le porte della percezione, ok? Qui a parlare di politica, io vorrei chiedere a Corrado Barbero come potrebbe impedire al Polo di smettere di fare quello che sta facendo, eh? Cos'è? Vuoi fare il nuovo Pilato? Innanzitutto, innanzitutto lei mi sembra il classico esempio, Corrado, di mentalità deviata. Non si può. Lasciamolo parlare. Non si può. Allora, a parte che se si deve parlare di politica, tu mi devi lasciar parlare, ok? Rispondere alla domanda che comunque, allora, aspetta, chi è che ti ha fatto quella domanda? Eh? Comunque. Questo è deviato. A prescindere da tutto, io vorrei chiedere a chi ci ascolta. Voi dovreste uscire... non di casa, ma sui vostri terrazzi, dalle vostre finestre, dove volete, e cominciare a osannare questa nuova figura. Cioè, tatuatevelo, non lo so, fate quello che volete, però dovete osannare questa figura. Cioè è un nuovo elemento culturale della società contemporanea che sta decadendo. Tecnicamente il polo potrebbe essere il rimedio alla società capitalista che ci sta distruggendo. Cioè è questo quello che ci serve a noi oggi, adesso. È qualcosa di oltre, è divino, semplicemente. Parole dure. Parole dure di un uomo molto strano. Bene, abbiamo... intuito, abbiamo capito qual è l'opinione del nostro ospite riguardo al Polo Man, ma il nostro ospite è anche un musicista e l'abbiamo anche invitato per farci suonare qualcosa. Voi siete pronti, ovviamente, no? Allora. Sì. Io sto facendo delle ricerche sulle onde cosmiche e... aspettate. Questa qua, questa è la chitarra del futuro. Queste sono le onde cosmiche. Sì, va bene, li abbassiamo il collegamento perché allora... questo qua è matto, ma cosa l'abbiamo invitato a fare? L'abbiamo invitato davvero noi? Ma chi l'ha deciso? Questo è cacofonico. Deciso. Ma poi siamo al limite. Questo qua è un esaurito. Questo qua deve... questo qua è... deve essere ad altissimo regime di qualche farmaco strano. Sempre queste illazioni, Corrado, poi sull'ospite, per favore. Siamo dei professionisti, evitiamo allora, di insultare almeno gli ospiti. Questa... no, Berghem Radio, grazie al cielo, è una radio che ci permette di fare anche questo, quindi io mi sento di dire quello che voglio su questo guru del polo. Vabbè, se poi nessuno vuole venire ospite alla trasmissione, sappiamo a chi dare la colpa. Mi prendo il merito, se invitiamo questi tipi di individui. Questa è censura. No, non è censura, vabbè, perché ti hanno ascoltato, sei stato sentito. No, okay. Sei stato sentito, Corrado, per favore, introduci la prossima canzone e... cerchiamo di calmarci. Qualcosa che si può chiamare canzone comunque. Il nuovo pezzo, Bergamo. Sentiamolo. Ed eccoci, bentornati qua su Berghem Radio. Io sono Corrado Barbero. E io sono sempre Paolo Bonomo. E siamo sempre qui con il guru del polo che ha avuto da ridire su quelle che sono le nostre opinioni. E io aggiungo che questo è l'esempio migliore che potevamo portarvi di una di quelle che sono le mentalità deviate che una cosa come il Polo Man ha portato nella nostra società, evidentemente. Beh, è comunque giusto ascoltare una campana diversa e ascoltare l'opinione della gente. Una campana diversa, questo quale campane ce l'hai in testa? Gli suonano dalla mattina alla sera. Allora, questa ironia spicciola sugli ospiti, per favore risparmiatela. Le campane tu prima di tutto potresti ascoltarle dal campanile fuori casa tua. In secondo luogo io vorrei chiederti anche che tipo di campane. Dimmelo. Ghiottone, guarda, è indifferente. No, non è indifferente. Sono cose diverse. Di campane. Stiamo parlando del fatto che tu sei un influencer notissimo e che porti avanti a spada tratta questo vessillo di un anarchico come il Polo Man. Ed è quello di cui abbiamo bisogno. E comunque anche il fatto che è un anarchico non è mai stato confermato, anche queste sono tutte illazioni. E siamo molti più di voi. Vorrei solamente dire questo io. Sì, effettivamente i video di migliaia di persone che inneggiano al polo sono arrivati numerosissimi alla nostra redazione, li abbiamo anche fatti vedere prima, quindi effettivamente il numero dei sostenitori è molto superiore rispetto al numero dei detrattori. E allora è finita. Ma dato l'orario direi che è il momento di passare il turno e passare la fiaccola al TG Berghem, TG Radio Berghem. Sempre qui, sempre domani alla stessa ora, per le notizie sul polo, si spera di no. Arrivederci. Arrivederci a tutti, qui da Corrado Barbero e Paolo Bonomo. Come the night rain, a love full of Oscar, a ring of madness, what's no thing? A man that shut the roll, man that talk more, what a much money do, the way they value, the way to pass the great years, it's not we know. Siamo amici, siamo amici. Siamo amici. No! Non ti ricordi di me? Vediamo se non ricordi anche questa. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato